Allora, mentre pregavo, cercavo di organizzare un po' le mie idee sulle cose che avevo a cuore da dirvi, dentro di me è nato come innanzitutto un grande desiderio di dire ad alta voce qual è la differenza tra un servo e un figlio. Perché se noi non capiamo la differenza non riusciamo nemmeno a renderci conto perché siamo figli e non siamo servi. Gesù nel Vangelo di Giovanni a un certo punto ha un'espressione molto precisa guardando i suoi discepoli. Dice: non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Quindi noi possiamo dire che tutta l'opera di Gesù, tutto il suo ministero, è cercare di convincerci che non siamo più servi, ma che siamo amici. Non siamo più delle pedine che devono servire al grande progetto di salvezza del Signore, ma ciascuno di noi è quel progetto, ciascuno di noi rappresenta quel regno di Dio che Gesù è venuto ad annunciare. Il regno di Dio è qui in mezzo a voi. Quando Gesù deve spiegarci in che cosa consiste il regno di Dio, usa delle immagini molto semplici, molto umili. Dice che è simile a un granellino di senape, che è il più piccolo tra tutti i semi, ma quando cresce questo seme diventa un albero che fa il fresco e dove gli altri esseri viventi possono trovare riparo, possono poggiarsi. La fede è qualcosa di molto piccolo, ma quando lo facciamo crescere dentro la nostra vita diventa qualcosa di affidabile anche per gli altri. Ma ecco, iniziamo facendo proprio la differenza. Che differenza c'è tra un servo e un figlio? Vi chiedo scusa perché userò delle immagini che possono sembrare banali, ma spero che attraverso la semplicità delle immagini possiamo entrare nella parte più profonda delle cose che il Signore vuole dirci questa sera. Quando noi pensiamo a un servo, lo pensiamo sempre in rapporto a un servizio, appunto, a una cosa che sa fare. Ad esempio, c'è un servo che è bravo a zappare la terra. Allora, tu paghi questa persona, zappa la terra, come giudichi quel servo? Se zappa bene la terra, è un bravo servo. Se la zappa male, non lo chiami più. Tu chiami una persona che sa cucinare e paghi questa persona perché sa cucinare. E come fai a dire che è una brava cuoca o un bravo cuoco questa persona? In base a come sa cucinare. Se cucina male, tu non lo chiami più. E possiamo fare tanti esempi dicendo che ci sono tante cose da fare nella vita e quando tu hai davanti l'identità di un servo, il servo tu lo definisci in base a quello che fa. Se fa una cosa buona, anche lui è buono. Se fa una cosa sbagliata, anche lui è sbagliato, anche lui non è buono. Ora, noi non ce ne rendiamo conto, ma molto spesso viviamo la nostra fede nello stesso modo. Cioè pensiamo che agli occhi di Dio noi valiamo per quello che facciamo. Quindi, se io vivo una vita e faccio delle cose buone, agli occhi di Dio allora sono una brava persona e quindi posso essere amato da Lui. Se invece tutta la mia vita è piena di disastri e faccio tante cose sbagliate, io faccio il proposito di essere una brava persona, ma non ci riesco, arrivo a mezzogiorno e ho già fatto un sacco di danni, e quindi le cose che io faccio sono cose sbagliate, sono un peccatore, agli occhi di Dio allora io non valgo nulla, perché il mio fare non è un fare buono. Nella mentalità del servo, tu giudichi una persona dal verbo fare. Ma Dio ragiona così? No, Dio non ragiona così. Davanti a Lui non siamo dei servi, cioè noi non siamo amati per quello che facciamo. E quindi se noi facciamo delle cose buone siamo molto amati da Lui, se facciamo delle cose sbagliate siamo poco amati da Lui, non meritiamo il Suo amore. Io lo so che in questo momento qualcuno di voi magari sta barcollando, perché dice: allora non dovremmo più fare delle cose buone. No, non vi sto dicendo questo. Vi sto dicendo che davanti agli occhi di Dio, Dio non guarda il verbo fare. Dio guarda il verbo essere. Qual è la differenza tra un servo e un figlio? Un figlio
è amato dal proprio padre, dalla propria madre, non per quello che fa, attenzione, ma nonostante quello che fa. Un figlio che fa cose sbagliate, secondo voi un padre e una madre non lo amano più? Paradossalmente forse tentano di amarlo di più, nel tentativo di fargli fare delle cose buone. Cioè l'amore non dipende da quello che fa il figlio, vogliono bene a quel figlio per com'è. Vogliono bene a lui, non alle cose che sa fare. Vogliono bene a lui così com'è. L'amore è qualcosa che precede il fare di un figlio. E ovviamente quando tu vuoi bene a una persona, vuoi che quella persona si comporti in un certo modo, magari sia felice, faccia delle cose buone, ma se paradossalmente una persona non fa delle cose buone, che fai? Tu smetti di amare quella persona? In mezzo a voi ci sono tanti genitori che i figli ce l'hanno e quindi forse riescono a capire più di me questo paragone che vi sto facendo. Ma quando ad esempio tu c'hai 2 o 3 figli e c'hai uno che è più fragile e che sta prendendo una via sbagliata e che non riesce mai ad essere sereno, fa fatica a scuola, frequenta delle persone sbagliate, se c'è qualcosa che non va nelle proprie comitive lui la asseconda e magari beve e magari gioca, magari non sa gestire i soldi, corre troppo con la macchina, una persona del genere dà un sacco di preoccupazioni ai genitori. Ma i genitori paradossalmente, proprio perché sanno che quel figlio è più fragile, sono più preoccupati di lui che degli altri figli. Cercano di pensare a lui, di pregare per lui, di fare qualcosa per lui, di desiderare per lui. Hanno la speranza che a un certo punto questo figlio la smetta di vivere così e si riprenda in mano la propria vita e faccia un passo in avanti, un passo importante per essere davvero felice. Insomma, l'amore ti fa soffrire anche, perché se tu ami una persona che non è felice e fa cose sbagliate, questa cosa ti fa soffrire. Ecco, agli occhi di Dio noi siamo così. Noi siamo amati per quello che siamo, non per quello che facciamo. È il male che vuole convincerci che noi non meritiamo l'amore di Dio. È il male che ci vuole convincere che siccome noi facciamo una certa vita, abbiamo vissuto alcune cose, abbiamo fatto delle cose che magari sono delle cose orribili, allora noi non siamo più degni di amore. Invece non è così. L'esperienza di trovarsi davanti a Dio significa l'esperienza di trovarti davanti a una persona che ti ama. Qualunque cosa tu faccia, in qualunque buco della vita tu ti vai a mettere, quel padre non smette di amarti ed è questo che ci salva. Allora capite che la prima forma di evangelizzazione per ciascuno di noi non è tanto convincerci che Dio esiste, questo è anche abbastanza banale, voi sapete che io di mestiere insegno filosofia. Un sacco di filosofi hanno mostrato con i loro ragionamenti che con la ragione si arriva ad affermare che deve esistere un Dio. Perché tu rifletti sulla creazione, ti rendi conto che non può essere tutto frutto del caso e così cominci a ragionare, a ragionare, a ragionare, a ragionare fino al punto di dire ma forse ci sarà qualcosa di superiore a noi. Ecco, hai affermato che Dio esiste. Ma questo non ci cambia la vita. Sapete che cosa ci cambia la vita? Sapere che Dio ci ama, questo ci cambia la vita, non sapere che Dio esiste. Allora, l'evangelizzazione vera non è tanto convincerci dell'esistenza di Dio, ma cominciare a fare i conti con l'amore di Dio, renderci conto che davanti a Lui noi siamo molto, molto, molto amati. Nonostante la vita che abbiamo, nonostante quello che abbiamo vissuto, nonostante quello che non sappiamo fare, Dio non ci ama in proporzione alle cose che facciamo o a quanto siamo bravi. Ci ama prima di tutto questo. Ci ama nonostante tutto questo. Tra poco lo citeremo, ma permettetemi di fare un'incursione in una delle pagine più belle del Vangelo. Ci troviamo nel Vangelo di Luca. Voi sapete che l'Evangelista Luca è il grande cantore della misericordia.
Cioè tutto il Vangelo di Luca è costellato della preoccupazione di Gesù di spiegare che cosa sia la misericordia. E lo fa perché c'ha di fronte delle persone, scribi e farisei, che hanno il cuore indurito e che non riescono a capire la sua predicazione, non riescono a capire la sua predilezione per gli ultimi, per i malati, per i peccatori. Avete presente quando Gesù passa e trova un pubblicano che sta facendo i conti al suo banchetto? Si chiama Levi questo pubblicano, Levi Matteo, che poi diventerà anche evangelista. E Gesù chiama questo ragazzo, lo chiama, e questo ragazzo lascia tutto e comincia a seguire Gesù. E per festeggiare questo cambiamento di vita, Levi Matteo invita Gesù a casa. Ma quest'uomo non conosce brava gente, conosce pubblicani come lui, e quindi la tavola è piena di peccatori. Allora scrivi, farisei, dottori della legge, spiando Gesù che mangia insieme ai pubblicani e peccatori, rimproverano i discepoli e dicono: ma perché il vostro maestro si siede a tavola con quella gente lì? E Gesù deve dire: ma io non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. Non sono venuto per quelli che pensano di essere giusti, ma sono venuto per i peccatori, cioè come questa gente che è seduta a tavola con me. Non è facile, perché vedete, mi piacerebbe dirvi che Gesù riscuote sempre successo. Non è così. Molto spesso Gesù fomentava una forma di nervosismo nei confronti dei suoi contemporanei, perché le cose non le mandava a dire, perché il suo modo di interpretare la legge si scontrava in maniera radicale con quella che era l'interpretazione della legge in quel momento. Bene, proprio mentre Gesù viene criticato per questa sua predilezione nei confronti dei peccatori, dei pubblicani, degli ultimi, degli scartati, di quelli che sbagliano, di quelli che fanno un sacco di fatica nella vita, proprio in quel momento Gesù racconta le cosiddette parabole della misericordia. Tutte le conosciamo. La pecorella smarrita, questa immagine bellissima del pastore che lascia tutto il gregge per andare a cercare una sola pecorella, che se ci pensate è assurdo, perché tu non puoi mettere a rischio tutto il gregge per cercarne una sola. Ma Gesù vuole trasmettere una cosa molto importante, vuole dire che Dio ci ama così, come se davanti a Lui noi fossimo quella pecorella. È capace di far tutto pur di venirci a cercare, a salvarci, a metterci sulle spalle, a riportarci indietro. E la cosa bella del racconto, di tutti i racconti delle parabole della misericordia, lo sapete qual è? Che alla fine non si dice che le persone che hanno fatto l'esperienza della misericordia poi sono diventate subito bravissime. No, la conclusione della misericordia è questa: c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si converte, che per 99 che non hanno bisogno di conversione. È una cosa bellissima. Che cos'è che dà gloria a Dio? Che cos'è che dà gioia a Dio? Quando uno si lascia voler bene come quella pecorella, quando uno si lascia riacchiappare come quella moneta smarrita, nella seconda parabola della misericordia, no? Una donna smarrisce una moneta in casa e si mette a cercare per tutta la casa finché non trova quella moneta, e quando la trova chiama le sue amiche e dice: facciamo festa, ho ritrovato la moneta che avevo smarrito. Gioia, gioia. Voi pensate che diamo gloria a Dio perché facciamo le processioni? Diamo gloria a Dio perché organizziamo le feste? Diamo gloria a Dio perché seguiamo tutti i dettami della religione cristiana? Diamo gloria a Dio quando ci lasciamo amare da Lui, come quella pecorella, come quella moneta smarrita. E non è scontato, sapete? Perché nella terza parabola, la parabola del figliol prodigo, che tutti noi conosciamo, il problema serio è esattamente questo: che questo padre, che è trattato come se fosse morto dal secondogenito, dal figlio più piccolo, non smette di voler bene a questo figlio che se n'è andato di casa. E guardate, c'è una delicatezza estrema in quel racconto, perché per dirci che quel padre rispetta la libertà del figlio che se n'è andato da casa, ma non smette di amarlo, ci dice che quando ancora era lontano il padre lo vide e gli corse intorno.
Ora, immaginate la scena. Come può un padre vedere il figlio che sta tornando da lontano? Perché non c'è stato giorno che non ha smesso di guardare la strada. Non c'è stato giorno che non ha tenuto gli occhi puntati su quell'orizzonte, nella speranza che questo figlio prima o poi avesse fatto ritorno a casa. E torna a casa ancora con la mentalità da opportunista. Amici, torna a casa perché ha finito i soldi, E fa questo ragionamento: torno a casa perché a casa mia i servi sono trattati bene, dirò di fare il servo anche io. Ma il padre, quando lo abbraccia, non gli permette di concludere la frase. La frase era questa: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. E questo padre a un certo punto tronca questo discorso. Il figlio riesce a dire semplicemente: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, ma non gli fa dire: trattami come uno dei tuoi servi. No, un padre non può permettere questo. Un padre ama, e ama anche quando ci perdiamo, ama anche quando noi siamo completamente lontani. Questa è una cosa che dovrebbe molto rasserenarci. I salmi sono pieni di questo messaggio. È il Signore che è fedele, non noi. Ciò sta a significare che Lui, una volta che ci ha presi, non molla la presa. Noi possiamo lasciare la mano, ma Lui non lascia la mano. Noi possiamo allontanarci da Lui, ma Lui non si allontana mai da noi. Se salgo in cielo, dice il Salmo, eccoti. E se scendo negli inferi, eccoti ancora che sei lì. E se io me ne vado lontano per abitare all'estremità del mare, tu là ci sei. E se io scelgo deliberatamente di stare al buio, dico: attorno a me sia la notte, dice il Salmo, nemmeno le tenebre per te sono scure e la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Ecco, noi siamo amati così. Allora capite che tutta l'esperienza cristiana è diventare sempre più consapevoli che siamo amati e far funzionare l'amore dentro la nostra vita, perché se tu ti lasci amare, succede dentro di te così come succede per una pianta che, se esposta al sole, vive. Se esposta al sole, porta frutto, fiorisce, ma se si allontana dal sole, muore. Ora, nessuno riesce a vedere che cosa succede dentro la pianta, ma noi sappiamo che misteriosamente, silenziosamente, la luce del sole fa vivere quella pianta. Qual è la luce del sole per ciascuno di noi? Guardate, non solo per noi cristiani, ma per ogni uomo e donna che nasce. Che cos'è che fa funzionare la vita? La salute? Guardate che prima o poi la perderemo, la salute. Prima o poi moriremo. Che cos'è che fa funzionare la vita? Vivere in un posto dove io ho tutti i giorni posso mangiare? No. Che cos'è che ci fa vivere? Avere un lavoro? Bello avere un lavoro, questo mi dà dignità. No, guardate che l'unica cosa che rende la mia vita degna è sentirmi voluto bene da qualcuno. Se io mi sento voluto bene da qualcuno, funziono. Se io non mi sento voluto bene da qualcuno, la mia vita si blocca. Capite che cosa succede nelle nostre famiglie quando i nostri ragazzi entrano in crisi? E uno dice: ma che gli manca? Gli abbiamo dato tutto. Ma gli abbiamo dato tutto cosa? Gli abbiamo dato tutto cose. Ma la domanda è: quel figlio si sente voluto bene da te? Ma come? Io tutte le mattine mi sveglio presto per andare a lavorare, per dargli il massimo, per farlo studiare, per dargli i migliori comfort, eccetera. Ma l'amore non sempre si esprime con le cose che diamo. L'amore è una relazione che ha bisogno di diventare visibile. Non bisogna mai dare per scontato l'amore. L'amore è vero, attenti, quando si vede, non quando non si vede. Dice: ma perché non mi dici mai che mi vuoi bene? Beh, lo sai. Ma io ho bisogno che me lo dici.
Abbiamo bisogno a un certo punto di toccare con mano l'amore, di fare un'esperienza dell'amore. E guardate, tutta la storia della salvezza è costruita su questa immagine. Perché? Perché non è che non c'era Dio prima della nascita di Gesù. Dio, il Dio di Israele, da secoli, da millenni ha accompagnato questo popolo. È stato amico di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. È stato il Dio di Mosè, il Dio dei profeti, il Dio di un sacco di persone che sono stati amici suoi, li ha accompagnati. Pensate quando ha salvato il popolo di Israele dall'Egitto, li ha tirati fuori lì, li ha fatti camminare illesi attraverso il Mar Rosso, li ha guidati per 40 anni nel deserto, li ha fatti entrare nella terra promessa, ha dato loro i comandamenti, gli ha dato un sacco di cose. Però non bastava, c'era qualcosa che mancava. L'amore di Dio non può essere mai semplicemente una parola, un comandamento, un gesto, un sentimento. Non può essere semplicemente la memoria che Israele non ha, così come noi non ce l'abbiamo. Sapete perché? Ogni volta che Israele vive una difficoltà, si dimentica che il Signore l'ha sempre aiutato nelle difficoltà. Allora che cosa dice il Signore? Dice: scusa, chi ti ha fatto uscire dall'Egitto? Io? Chi ti ha dato da mangiare quando avevi fame? Io? Chi ti ha dato da bere quando avevi sete? Io? Cioè, ricordati che non ti ho mai lasciato a piedi. Questo sta dicendo il Signore. Lo so, sono tutti discorsi molto belli. Dovremmo avere la sapienza di saper rileggere il nostro passato, di vedere che il Signore ci è sempre stato il nostro aiuto. Ma no, a un certo punto tutti noi abbiamo avuto bisogno che il Verbo, cioè la parola, si facesse carne e venisse ad abitare in mezzo a noi, cioè diventasse qualcuno che potevamo toccare. San Giovanni, quando scrive nella sua lettera l'esperienza cristiana, dice: ciò che noi abbiamo veduto, ciò che i nostri occhi hanno contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile, noi l'annunciamo a voi. Che tradotto significa? O l'amore è un'esperienza o non mi serve. Allora, che cos'è il cristianesimo? È fare esperienza dell'amore di Dio, non sapere che Dio mi ama, perché questo io lo posso sapere come un'informazione nella mia testa. Se voi andate da un ragazzo che è in crisi, dice: ma papà e mamma ti vogliono bene, lo sa con la testa, non è detto che lo sente però. Cioè non è detto che la cosa che sa è diventata esperienza. Allora capite che crescere nella vita di fede non significa crescere in nuove notizie su Dio, in nuove informazioni su Dio, no, significa crescere in ciò che ci aiuta a fare esperienza dell'amore. Allora, amici, o vi sentite amati, cioè l'amore è un'esperienza dentro la vostra vita, l'amore di Dio è un'esperienza, oppure Dio c'è, esiste, è in chiesa, lo lasciamo ai santi, lo teniamo nel tabernacolo, ma questa cosa non cambia la nostra vita. Noi siamo degli infelici. Sappiamo di essere figli, ma in fondo viviamo tutti da servi. Anche perché è più comodo, Perché un servo è convinto che basta che fa il proprio dovere e ha risolto il problema. Non basta questo. Non basta fare il proprio dovere per essere felici. Vi ricordate il giovane ricco? Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Che cosa si fa per essere felici? E Gesù gli dice: hai i comandamenti, seguili. E quello dice: ma io fin da quando sono bambino sto alle regole. Ma non è felice, segue tutte le regole. Noi dovessimo tradurlo in maniera contemporanea, dovremmo dire: tutte le domeniche io vado a messa, una volta al mese mi confesso, ogni giorno prego la mattina e la sera, mi faccio il segno di croce a tavola, a pranzo e a cena. Sei felice? No. Perché non basta avere una pratica religiosa per dire anche che stiamo facendo l'esperienza dell'amore di Dio. In questo senso tutti siamo battezzati, ma tutti abbiamo bisogno di essere evangelizzati. Che significa essere evangelizzati? Essere messi nella condizione di fare esperienza dell'amore di Dio.
E nella vita di ciascuno di noi l'amore di Dio entra in maniera unica e irripetibile. Ci sono in alcune vite l'amore di Dio entra, ad esempio, in un'esperienza di dolore. Una persona vive un grande dolore, ma in quel momento, attraverso quel dolore, lui fa l'esperienza dell'amore di Dio. Uno può fare l'esperienza di vivere una cosa bella, mette al mondo un figlio, una cosa bellissima, innamorarsi di qualcuno, è una cosa proprio bella. L'amore di Dio può passare attraverso quell'esperienza e ti cambia la vita. Cioè succede qualcosa di concreto attraverso cui il Signore si fa spazio e trasforma l'idea dell'amore in un'esperienza concreta. Allora, guardate, abbiamo detto una cosa molto importante. La differenza tra un servo e un figlio sta nel fatto che nel servo la cosa più importante è il verbo fare. Nel figlio la cosa importante è il verbo essere. Quando qualcuno dice: ma che cosa vuole Dio da me? Niente. Vuole che siamo felici, questo vuole, capite? Ma pensate che Dio, lo dice Gesù, non è che lo dico io, Dio non ha il potere di far sorgere figli di Abramo dalle pietre. Secondo voi ha bisogno di noi per fare le cose, Dio? No. Sì, è vero, nella vita poi facciamo anche delle cose, ma non è il motivo per cui siamo nati. Il Signore non ci ha chiamati perché eravamo delle pedine nella sua azienda e ognuno di noi ha fatto questa cosa e quindi è stato un bravo servo che sarà adesso ricompensato, lo facciamo santo. No. Anche Antonio da Padova ha dovuto fare questa esperienza di convertirsi e di rendersi conto che lui è amato da Dio anche senza bisogno di morire martire. Era uno dei suoi pallini, morire martire. Non ci è riuscito. Fortunatamente non ci è riuscito. Perché abbiamo avuto poi Antonio da Padova e tutto quello che ne è scaturito. Cioè ognuno di noi deve comprendere che quando l'amore di Dio entra dentro la propria vita, sapete in che modo splende la santità? Non perché facciamo delle cose eroiche, ma perché ognuno di noi si riconcilia con il verbo essere, cioè con ciò che è. E questa è una cosa bellissima. Allora, la domanda seria che noi dobbiamo farci è questa: che cos'è che ci permette di essere figli liberi? Abbiamo detto l'amore. È l'amore che ci dà la libertà di vivere da figli, che cambia completamente la nostra vita. Quindi la domanda a cui noi dobbiamo rispondere è questa: che cos'è che impedisce l'amore dentro la nostra vita? Cioè, che cos'è che non mi fa fare esperienza dell'amore di Dio? Guardate, la risposta è una sola: è il peccato. Il peccato non è fare una cosa sbagliata, tutti sbagliamo perché siamo umani. Nella scrittura c'è scritto che il giusto pecca 7 volte al giorno, il giusto. Il problema è che noi abbiamo pensato che il peccato sia semplicemente una caduta. No, il peccato è ciò che impedisce all'amore di Dio di arrivare dentro la nostra vita. Quindi quando noi dobbiamo rompere col peccato, dobbiamo rompere con il muro che impedisce all'amore di Dio di entrare dentro la nostra vita. La vita cristiana è una grande lotta al peccato, senza scadere in moralismo però. Cercherò di spiegare che cosa significa questo, cioè in che modo noi combattiamo il peccato, perché il peccato è la cosa più importante che noi dobbiamo affrontare dentro la nostra vita, perché il peccato impedisce all'amore di Dio di entrare nella nostra storia e quindi di cambiarla, di renderci liberi. Allora, mettiamo il caso che questa sera io ad alta voce aiuto me e ciascuno di voi a fare un grande esame di coscienza, come se in questo momento ognuno di noi è messo davanti a uno specchio e deve prepararsi a una buona confessione. Che cos'è che ci può aiutare a renderci conto quanto il peccato è presente dentro la nostra vita e quanto questo peccato ci impedisce di fare l'esperienza dell'amore di Dio? Allora, 3 cose.
tre ambiti che tutti noi dobbiamo verificarci su ciascuno di questi ambiti. Il primo peccato, attenti, non riguarda Dio, non riguarda il prossimo, ma è un peccato che riguarda noi stessi. E cioè il primo vero peccato che noi dobbiamo confessare, sapete qual è? È la fatica che facciamo a volerci bene, noi. Guardate, Dio può mandare anche suo figlio a morire in croce, ma se tu non ti vuoi bene, il fatto che tu ti disprezzi non farà arrivare nemmeno l'amore di Gesù dentro la tua vita. Perché? Perché ti sei convinto, convinta, che tu non meriti amore. Quindi il primo vero grande peccato è il rapporto che abbiamo con noi stessi. Noi non ci pensiamo mai, pensiamo sempre che i peccati li possiamo fare sugli altri. Non ci rendiamo conto che il primo vero grande luogo del peccato è il rapporto che io ho con me stesso. Ad esempio, mi disprezzo, parlo male di me, guardo semplicemente le cose che non vanno. E sapete, non è che noi impariamo questa cosa da soli, è forse perché siamo cresciuti in un ambiente che ci ha inculcato questo sguardo negativo nei confronti di noi stessi. Ma se tu vuoi vincere il peccato, devi raddrizzare lo sguardo su te stesso. Il primo passo della vita spirituale, lo sapete qual è? Imparare a guardarci come ci guarda Gesù. Perché solitamente noi ci guardiamo come ci guarda il demonio, non come ci guarda Gesù. Questo è un buon motivo per cui fare adorazione eucaristica. Perché nell'adorazione eucaristica noi permettiamo a Gesù di guardarci, di essere davanti a noi, e noi ci lasciamo evangelizzare da Lui, dalla Sua presenza. E quindi ognuno di noi deve dire: ma io mi voglio bene o mi disprezzo? Io guardo le cose belle della mia vita o so dire soltanto le cose brutte? Tante volte capita a noi sacerdoti durante una confessione, ma senza bisogno che ci capiti con qualcun altro, perché i primi peccatori siamo noi, le prime persone che devono imparare a volersi bene siamo io stesso, che sto annunciando a voi questa sera. Mi accorgo che devo crescere in quest'ambito, che devo imparare a vincere questo peccato, devo imparare a guardarmi come mi guarda Gesù. Allora faccio sempre questo esempio, dico: ma se tu fossi tua figlia o tuo figlio, gli faresti fare la vita che fai tu? No, assolutamente no. Allora perché tu fai quella vita? Capite? Se io vi faccio l'esempio con un'altra persona, subito vi rendete conto che è una cosa sbagliata. Se tu hai un figlio, gli dici costantemente: fai schifo, non vali niente, non riuscirai mai in nulla, vedi? Ogni volta che fai qualcosa sbagli. O tutte le volte che ti succede qualcosa di bello la rovini, oppure il Signore te la toglie. Voi fate una forma di violenza a un figlio se parlate così a vostro figlio. Voi sapete che noi facciamo questo costantemente nei nostri confronti? Cioè, non pensate che il demonio usi chissà che cosa per farci del male? Non lasciatevi impressionare dalle cose che ci vengono vendute sul demonio. Urla, grida, possessioni, ma tutte queste cose ci distraggono dalla cosa più essenziale. La prima porta attraverso cui il male ha proprio un passaggio libero dentro la nostra vita è che noi non ci vogliamo bene. Peggioro la situazione, andiamo a chiedere il perdono a Dio, ma non ci perdoniamo noi. Noi non perdoniamo noi stessi. Questa è una cosa molto seria. Che rapporto io con me stesso, con me stessa? Perché se io voglio che l'amore di Dio mi liberi, devo lasciare che l'amore di Dio cambi lo sguardo su me stesso. E noi ci dobbiamo verificare moltissimo su questo. Ve lo ripeto, perché ognuno di noi non è che nasce con uno sguardo storto. Magari è cresciuto in un ambiente che gli ha trasmesso questa negatività. È cresciuto in un ambiente dove si è sempre giudicato. Ad esempio, se tu non sei bravo a scuola non vali nulla. Allora voi capite che quando questa cosa la vivi alla scuola elementare ti fa sorridere, poi quando la vivi alla scuola media
già comincia a darti un po' più di problemi. Alle scuole superiori diventa un disagio, all'università diventa un muro che non ti permette di andare avanti, nella vita diventa un problema perché qualunque cosa tu ti dici costantemente, siccome io non riesco a fare questa cosa, non merito nulla, non valgo nulla, non servo a nulla. Immaginate che Gesù viene davanti a voi e dice: vieni, ti voglio abbracciare. E noi come Pietro reagiamo in questo modo: allontanati da me che sono un peccatore. Noi come Pietro gli diciamo: tu lavare i piedi a me? No, mai, in eterno non succederà che tu laverai i piedi a me. E Gesù dice: no, non ti vuoi far lavare i piedi da me? Che tradotto significa: non ti vuoi far voler bene da me nella parte più sporca di te? Bene, tu non siederai a tavola. Non puoi fare Eucaristia se non permetti a Gesù di lavarti i piedi. È un'immagine bellissima che rende l'idea della nostra vita, no? Noi non siamo semplicemente una parte vincente, siamo anche una parte fallimentare. Sapete dove si manifesta l'amore? Come si manifesta l'amore nella mia vita? Da quanti applausi ricevo? Gli applausi sono facili da accogliere. L'amore è quando io devo fare i conti con i miei peccati, con le mie schifezze, con la mia fragilità, con la mia debolezza, e devo dire: Signore, nonostante che io sono così, io so che tu mi ami. Questo mi evangelizza. Tutti noi abbiamo bisogno di guarire da questo peccato, rapporto a noi stessi. Il secondo peccato, anzi, permettetemi soltanto, vi lascio un'immagine biblica, Vi ricordate quando Gesù a un certo punto, dopo una traversata, arriva nel territorio dei Geraseni, e quando scende nel territorio dei Geraseni gli va incontro un posseduto, una persona che è davvero presa dal male. Lasciate perdere la parte sensazionale di questo racconto, no? Sappiamo per certo, tutti noi sappiamo, che Gesù poi guarirà quest'uomo, lo libererà dal demonio. Ma c'è una descrizione straordinaria che il Vangelo fa di come si comporta quell'uomo. Primo, è nudo, non è vestito, significa che ha perso la dignità. Due, non parla, urla. Quindi capite che non riesce più a comunicare. Tre, prende delle pietre e si fa del male. Guardate, sono tutte immagini di atteggiamenti che a volte noi abbiamo con noi stessi. Noi ci vediamo come quest'uomo, senza più una dignità, non sappiamo più parlare a noi stessi e parlare bene di noi stessi, benedire noi stessi, cioè dire il bene di noi stessi. E tutte le cose che ci succedono nella vita le usiamo come pietre per percuoterci. E sapete dove si svolge la vita di quest'uomo? In un cimitero. Cioè quest'uomo c'ha la morte addentro. Chi non si vuol bene può vestirsi bene, truccarsi bene, sorridere agli altri, ma dentro c'ha la morte. Noi abbiamo bisogno di essere guariti da questo peccato, perché abbiamo bisogno di toglierci la morte dentro. Secondo peccato. È il peccato che tocca agli altri. E qui forse dovrebbe essere più facile. Ora, permettetemi di dire che anche in questo caso non è facilissimo renderci conto che il peccato che riguarda gli altri. Perché, guardate, nei confronti degli altri noi dovremmo avere sempre questo sguardo: è grazie all'esistenza delle persone che ho di fianco che io sono più o meno felice. Quando uno dice Dio mi ama, sì, che significa che Dio ti ama? Cioè, dove fai tu esperienza di questo amore di Dio? In qualcuno che ti vuole bene, in una mamma, in un papà, in un amico, nel tuo marito, in tua fidanzata, cioè è nei nostri rapporti che noi sperimentiamo il bene. Quindi se voi eliminate gli altri, avete eliminato l'amore di Dio. E solitamente sapete perché eliminiamo gli altri? Perché non sempre gli altri ci vogliono bene, a volte ci danno fregature.
a volte gli altri, invece di volerci bene, ci fanno male. Allora ci convinciamo che noi diventeremo delle persone adulte quando non avremo più bisogno di nessuno. Io devo emanciparmi da tutti, allora sì che sarò libero. Questa è la catechesi del demonio. Il demonio fa questa catechesi, capite? La verità è che tutti abbiamo sempre bisogno degli altri, sempre, sempre. C'è questa bellissima immagine di Don Tonino Bello che dice: ma siamo tutti degli angeli con un'ala sola, dice Don Tonino, no? Per volare dobbiamo abbracciare qualcuno, perché abbiamo una sola ala, una, e con un'ala non si va da nessuna parte, abbiamo bisogno dell'altro. Quindi la prima cosa che dobbiamo estirpare dalla nostra vita, sapete qual è? Questo: io non ho bisogno degli altri. No, tu hai sempre bisogno degli altri, sempre. Lo sapete chi ci dà l'esempio? Gesù. Avete mai notato come nel Vangelo Gesù non compare come un eroe solitario che non ha bisogno di nessuno? Prima di affrontare l'ora della passione, sapete dove va a mangiare Gesù? A casa dei suoi amici, Marta, Maria e Lazzaro, a Betania. Quando Gesù deve vivere la sua agonia, perché Gesù ha paura di morire, ha paura di morire, perché è veramente uomo Gesù, oltre a essere veramente Dio. Però certe volte noi non lo diciamo, perché ci sembra male dire che Gesù ha paura di morire. Ma lo dice nel Vangelo: se possibile, allontana da me questo calice, gli dice. Ecco, in quel momento in cui Gesù ha paura, fa l'eroe solitario? No, si porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Per tutta la Via Crucis, in Quaresima noi facciamo la pia pratica della Via Crucis, no? Che cosa ci colpisce della Via Crucis? Che popolata di gente! Il Cireneo, le donne di Gerusalemme che piangono su di lui, la tradizione ci parla della Veronica che gli asciuga il volto, sua mamma, Giovanni sotto la croce. Gesù si fa bisognoso di tutte queste persone? Non è che dice alla Veronica: no, non mi asciugare il volto, se no esco male ai santini. Si fa bisognoso anche dei gesti di tenerezza delle persone che c'ha di fianco. Ora, se Gesù, che è il figlio di Dio, si fa bisognoso degli altri, come possiamo dire noi non abbiamo bisogno degli altri? Allora, che cosa fa il male? Ecco, qui vedete il peccato come opera. Il male, la prima cosa che fa, usando delle nostre esperienze negative, trasforma gli altri in nemici. È la storia, ad esempio, di Caino e Abele. Qual è il problema di Caino? Pensa che Abele è più amato di lui e quindi lo odia, lo detesta. Suo fratello, attenzione, sto usando bene la parola, suo fratello diventa il suo nemico. Cerchiamo di tradurlo dentro la nostra vita. Se io sono infelice, è colpa di mio padre. Se io sono infelice, è colpa che mia madre è stata troppo possessiva. Se io sono infelice, è perché quel mio datore di lavoro mi fa mobbing. Se io sono infelice, è perché il mio superiore non mi capisce. Se io sono infelice, è perché i miei amici nel momento del bisogno se ne sono andati via. Che sono tutte cose vere, capite? Ma noi passiamo la vita a cercare nemici e colpevoli, a cui dare la colpa della nostra infelicità. È una trappola del demonio. Per questo Gesù dice: dovete imparare a perdonare, perché finché non perdonate, il male continua ad avere potere dentro la vostra vita. Il che non significa cancellare la responsabilità degli altri, attenzione, ma smettere di far operare il male che gli altri ci hanno fatto. Ecco perché abbiamo bisogno di perdono. Da cosa ce ne accorgiamo che gli altri sono diventati dei nemici? Perché troviamo sempre qualcuno che è colpevole della nostra infelicità. Non è così. Ognuno di noi è libero ed è responsabile della propria vita. Gli altri possono condizionare la tua vita, ma non decidere fino in fondo.
Seconda immagine che riguarda gli altri. Gli altri diventano cose, cioè per star bene io uso gli altri. È l'opportunismo. Tu vuoi bene alle persone nella misura in cui ti danno qualcosa. Ma quando queste persone smettono di darti qualcosa, tu non vuoi più bene a queste persone, le butti via. Le persone che vivono così sono degli opportunisti. Ma senza che ce ne rendiamo conto, tutti noi un po' di opportunismo ce l'abbiamo nella vita, Guardate, vi dico un segreto. Nella vita spirituale anche Gesù può diventare una cosa che usiamo a nostro piacimento. Io ho bisogno di lui. Perché io vengo all'adorazione? Perché quando vengo all'adorazione sto bene. Perché faccio la preghiera? Perché quando faccio la preghiera sento la pace. Perché io mi metto a dire il rosario? Perché quando dico il rosario so che la Madonna mi fa tutte le grazie di cui io ho bisogno. A un certo punto, sapete cosa fa Gesù quando cresce nella nostra intimità? Quando, cioè, il nostro rapporto comincia a diventare più intimo, comincia a dire a ciascuno di noi: amico, amica, ma perché vieni qui? Per le cose che ti do o per me? Ovviamente noi gli diciamo: ma per te, ovviamente. Sapete cosa fa Gesù? Ci prende sul serio. Poi dice: allora, se vieni per me, da questo momento in poi io non ti do più nulla. Vieni ancora da me? Guardate, l'immagine del nostro Dio è quella, Gesù crocifisso. Che cosa può darvi un uomo che ha le mani inchiodate sulla croce? Niente, perché le sue mani sono inchiodate sulla croce. In che cosa si vede se lo amiamo? Se gli vogliamo bene nel momento in cui lui non ti dà nulla, non può darti nulla, è sconfitto su quella croce, tu lo ami? Allora, io vi dico che il primo giorno andremo, il secondo anche, il terzo cominceremo a fare fatica, il quarto cominceremo a farci la domanda: forse sto facendo qualcosa di sbagliato, il quinto diremo: ho perso la fede, semplicemente perché non sentiamo più le emozioni nella pancia, non sentiamo più che ci sta facendo dei doni straordinari. Amici, si cresce in intimità con Gesù non quando si ha questa crisi emotiva, ma quando a un certo punto il Signore ci purifica non dandoci niente di tutte queste cose. In quel momento sta guarendo ognuno di noi dal nostro opportunismo e stiamo diventando, sapete come? Gratuiti, così come lui ci ha amati in maniera gratuita. E sapete perché questo è importante? Perché è bello crescere un figlio. Poi quando questo figlio sarà grande ti dirà: grazie papà, grazie mamma per tutto quello che mi hai fatto. E a volte tu cresci dei figli che non sono per niente grati. Allora tu dici: allora io ho fallito come madre o come padre se ho cresciuto dei figli che non mi hanno detto nemmeno grazie. No, tu hai amato come ama Gesù, senza nessun tornaconto, senza nessun opportunismo. Hai voluto bene a fondo perduto. Non ti senti fallito, perché il tuo amore non è un buon amore quando porta il risultato che c'hai nella tua testa. Quando è amore e basta. Capite come cambia tutto? A tutti piace avere un figlio che ti dice grazie, ma se un figlio non ti dice grazie, che significa? Che è meno amore quello che gli hai voluto? No, è un grande amore. Quanti nodi si sciolgono dentro di noi quando cominciamo a leggere le cose da quest'altro punto di vista, no? Ma con tutto quello che ho fatto in parrocchia, alla fine non mi ha dato nemmeno quell'incarico e l'ha dato all'ultimo arrivato. Non succede qui a San Giorgio a Cremano, Dico, qualche parte del mondo può succedere questa cosa. È opportunismo. In mezzo alle nostre comunità ci siamo dimenticati di essere inutili. Che cosa significa inutili? Che non hanno un utile, che fanno le cose gratuitamente. Questo è l'amore. Gesù dice nel Vangelo questa frase che dovrebbe veramente farci riflettere tutti. Dice: ma se amate quelli che vi amano,
Che merito ne avete? Fanno così anche i pagani. Amate quelli che non vi vogliono bene. Pregate per quelli che vi fanno soffrire. A questo dice che siete cristiani. Vedete? La gratuità. Terza caratteristica dell'amore al prossimo, il peccato che può impedire all'amore di Dio di entrare dentro la nostra vita. Ne abbiamo già detti due, considerare gli altri nemici, quindi la mancanza di perdono e di dare sempre la colpa a qualcuno impedisce all'amore di Dio di entrare dentro la nostra vita. Cosificare gli altri, cioè essere degli opportunisti, non permette all'amore di Dio di entrare dentro la nostra vita. Terza cosa. Gli altri sono invisibili. Avete presente la storia di Lazzaro e del ricco Epulone? Questo mangia a tavola e Lazzaro sotto il tavolo è ignorato da lui. I cani leccano le sue ferite, ma questo ricco che è a tavola non si accorge di quello che c'è là sotto. Sapete come si chiama questa malattia? Indifferenza. E a volte noi siamo indifferenti, non con il povero che è sotto le nostre tavole, perché magari noi non ce l'abbiamo un povero sotto la tavola, ma abbiamo quella che è vicino casa nostra. Ignoriamo la vecchiaia e la solitudine di quella persona. Ignoriamo il dramma di quella persona che non riesce ad arrivare alla fine del mese. Ignoriamo le persone che ci stanno accanto perché semplicemente diciamo, ma c'ho tanti cavoli miei, mo mi devo caricare anche di quelli degli altri. A che cosa ti assomiglia questa parola? Sono forse io il custode di mio fratello? Caino aveva ammazzato il fratello, eh? Sono forse io il custode di mio fratello? Sì, tu sei il custode di tuo fratello. Tu non puoi essere indifferente agli altri. Se il Signore ti ha fatto incontrare una persona, non puoi ignorarla. Perché questa è una cosa che tante volte noi trascuriamo. Siamo convinti che quando facciamo del bene ai poveri, noi abbiamo fatto qualcosa per loro. No, no. Gesù ha detto che è Lui nascosto in quei poveri. La frase è questa. Tutto quello che avrete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto a me. Quindi quando voi dite, Signore, io voglio tanto amarti, e da che cosa si vede se amiamo il Signore? Ho fatto un ex voto di oro e l'ho attaccato alla statua. Non si vede l'amore di Dio su questo. Dio non vuole essere amato in un oggetto. Vuole essere amato in tutti i poveri, e i poveri non sono solo quelli che non hanno da mangiare, sono quelli che mancano, ad esempio, di compagnia, non hanno nessuno. Nessuno li ascolta, nessuno li considera. Tutte queste persone sono Gesù nascosto e ha bisogno di essere preso sul serio nei fratelli e nelle sorelle che ci abbiamo accanto. Se tu ami i poveri, permetti a Dio di amarti. E questo penso che anche voi avete fatto esperienza. Quando una persona, ad esempio, vive un servizio, vado a fare volontariato, mi metto a disposizione nella Caritas, eccetera, ogni tanto spesso io sento delle persone che mi dicono così: ho ricevuto tanto da queste persone, sono andato lì per portare da mangiare, ma non immagini come mi sono trovato arricchito quando sono andato via da quella casa. Perché Gesù è così, si nasconde nei poveri non solo per ricevere, ma anche per darci. Abbiamo fatto due passi importanti. Terzo e ultimo passo è il peccato nei confronti di Dio. Anche questo è un peccato grave. E lo so che magari in questo momento state pensando, non lo so, alla bestemmia o a non onorare le feste, non nominare il nome di Dio in vano. C'è una cosa peggiore, un peccato peggiore che riguarda il nostro rapporto con Dio. Sapete qual è? E pensare di Dio cose sbagliate. Vi ricordate quando Gesù racconta la parabola dei talenti, delle monete? Tutti fanno un investimento, no? E l'unico che ha una sola moneta, un solo talento, la va a nascondere e quando torna gliela ridà al padrone e gli dice: padrone, avevo paura di perdere questa moneta perché so che tu
raccogli dove non hai sparso. Cioè, questo pensa a ste cose bruttissime di quell'uomo che si è fidato di lui, che gli ha dato una moneta. Perché vi sto raccontando questa parabola? Perché a volte per noi Dio non è un padre, è un giudice, è una persona di cui avere paura, da cui difenderci. Capita mai dire, ah, questo è un periodo della vita in cui le cose stanno andando bene, fammelo dire piano. Dio dal cielo dice, ho sentito che stai bene, no, adesso soffri, devi soffrire. Cioè abbiamo nei confronti di Dio una difensiva, perché ci comportiamo come il figlio maggiore della parabola del figliol prodigo. Questo ragazzo a casa ci stava, seguiva tutte le regole, ma il padre non era un papà. Sapete che cos'era? Un padrone. Un padrone da servire. Vedete, fratelli, noi pensiamo cose brutte di Dio quando pensiamo che sia un giudice, quando pensiamo che Dio gioca con la nostra vita, quindi abbiamo paura di Lui. Quando pensiamo che sia una persona contro di noi, non a nostro favore, dice Paolo, che cos'altro deve fare Dio per convincervi che vi ama? Lui che non ha risparmiato suo figlio per amore vostro, ha offerto suo figlio per dirvi vi amo. Papa Francesco, in tutto il suo pontificato, tenta in tutti i modi di dirci questa cosa che noi facciamo fatica ad accogliere, come se fosse un suo pallino, ma è il pallino del Vangelo. E qual è il pallino del Vangelo? Dio ti ama sempre, sempre, è tuo padre, non smetterà di amarti mai, mai. Tu puoi andare a finire all'inferno, ma lui non smette di amarti. Ma noi che cosa pensiamo di Dio? Perché quando noi pensiamo male di Dio, allora sì che pecchiamo, anche comportandoci bene. Volete un esempio? Io vado a messa la domenica, perché? Perché se non vado a messa la domenica faccio un peccato mortale, se faccio un peccato mortale vado all'inferno. Quindi tu vai a messa perché hai paura di finire all'inferno, non perché hai capito che durante la messa l'amore di Dio entra dentro la tua vita. Noi possiamo essere dei buoni cristiani solo per la paura dell'inferno, non perché abbiamo conosciuto l'amore di Dio. E questo è un peccato, peggio della bestemmia, perché significa pensare cose brutte di Dio. Tutti noi abbiamo bisogno di evangelizzare l'immagine di Dio che abbiamo dentro di noi. Dio è uno che ci ama, e finché questa cosa non diventa una certezza dentro la nostra vita non cambia. Ecco, vorrei concludere, abbiamo fatto insieme un viaggio oggi pomeriggio, per dire che cosa? Che siamo dei figli liberi perché amati. Che cosa potremmo dire per concludere? Cioè qualcosa di sintetico che possiamo portarci a casa. Abbiamo detto la lotta al peccato. Che cos'è il peccato? Il peccato è tutto quello che impedisce all'amore di Dio di manifestarsi dentro la nostra vita. Allora, se noi dovessimo dire, in che cosa consiste tutta la vita cristiana? Consiste in una cosa sola: lasciarsi amare da Dio. Allora potremmo prendere sul serio il comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso, ama Dio con tutte le forze, con tutta la mente, con tutta la tua vita. Il comandamento zero, fratelli, è lasciarsi amare da Dio. Perché vado a messa? Per lasciarmi amare da Dio. Perché prego? Per lasciarmi amare da Dio. Perché ascolto il Vangelo? Per lasciarmi amare da Dio. Perché mi vado a confessare? Per lasciarmi amare da Dio. Cambia tutto, eh? Non è perché devo, in questo modo così mi comporto così con la... No, tutto lo leggiamo nell'ottica di ricevere questo amore di Dio. Allora, quando questo amore di Dio entra dentro la nostra vita, questo amore di Dio cambia tutto. Sapete perché è difficile per noi vivere il Vangelo? Perché noi viviamo il Vangelo come uno sforzo personale.
Se noi ci sforziamo di vivere il Vangelo, duriamo 2 giorni, i più bravi. Ma è possibile o no vivere il Vangelo? Come i santi. È possibile vivere come Antonio di Padova, come Padre Pio, come Madre Teresa, come Chiara Corbella? Metteteci tutto quello che volete, tutti i santi, è possibile vivere come loro? Guardate la predica del demonio che dentro di noi dice, ma quelli sono santi. No, quelli sono come noi. Che cosa ha reso possibile che queste persone vivessero così la loro vita? Si sono lasciate amare da Dio. È l'amore di Dio che le ha resi capaci di tutto, anche delle cose più impossibili. Quindi a noi non viene chiesto di fare cose impossibili, ma di dare a Dio la possibilità di amarci. Se noi facciamo così, l'onnipotenza di Dio agisce dentro di noi. Allora sì che avremmo fatto un favore, non solo a noi stessi, ma anche agli altri. E soprattutto avremmo dato gloria a Dio, perché non c'è niente che dà più gloria a Dio di un figlio che si lascia amare da Lui. Domani è la festa del Sacro Cuore. Penso che sia una cosa molto bella che noi questa sera abbiamo potuto fare questo incontro e fare questa catechesi. Che cos'è che ci fa onorare l'amore di Gesù? Lasciarci amare da Lui. Questo fa dire a Gesù: c'è più gioia in cielo per uno solo che si fa amare così, che per 100 che pensano di non avere bisogno di quest'amore perché sono bravi loro. Abbiamo tutti bisogno di questo amore, e si è cristiani quando ogni giorno ci impegniamo a far arrivare questo amore dentro la nostra vita e a combattere tutto ciò che impedisce l'amore dentro la nostra vita. Ossa Maria, colei che, diceva San Bernardo, è onnipotente per grazia, cioè può tutto la Madonna. E sapete perché? Perché si è lasciata amare totalmente da Dio. Per questo Maria può tutto. Ecco, possa lei, che può tutto, ottenere a ciascuno di noi di lasciarci amare come lei e di vivere come lei ha vissuto. Amen. Amen.